Martino del Mala, appassionato di MotoGP, è appena finito il Gran Premio del Qatar. Non è proprio così, eh. In realtà è finito nel senso a livello giudiziale, perché come avete saputo, se la gara è finita circa 2 settimane fa con la vittoria di Dovizioso su Marquez come nel 2018, la dinamica è sempre la stessa, però c'è stato un piccolo fraintendimento fra alcuni team, nel senso che c'è stata un'appendice aerodinamica sulla ruota posteriore che ha destato qualche dubbio su qualche team, e quindi 4 team, adesso non mi ricordo a memoria, hanno fatto ricorso alla corte della FIM, e si è destato, la FIM ha cercato in lungo e in largo di memorizzare, di provare, di verificare questa cosa, alla fine l'hanno verificata e hanno dimostrato che questa ala è regolare, quindi possiamo dire ufficialmente la prima vittoria stagionale della MotoGP vale per Desmond Dovi e la Ducati. Una gara conclusa come nel 2018, quindi gli highlights potete magari rivederli come nel 2018, nel 2019 è finita come l'anno scorso, e una Yamaha che ha sorpreso in maniera negativa, perché comunque Vignales, ok, ha fatto la pole, ma Rossi è arrivato qualche partito dal 14° posto, però ok, Rossi è recuperato, invece Vignales è sprofondato verso le retrovie della classifica. Un po' di delusione c'è stata per Lorenzo, che come sapete tutti quest'anno non è più in Ducati ma è in Honda, e quindi Lorenzo adesso è in Honda con Marini. Vedete voi la coppiata vincente, speriamo di no, per noi tifosi italiani, e anzi, per l'altro, siamo in Spagna, siamo in Andalusia, quindi magari cerchiamo di non parlare male degli spagnoli in questo momento, e però visto che siamo in Italia comunque è meglio di fare per noi, quindi Desmond Dovi, grandissimo, a trionfare il Gran Premio del Qatar. Questo weekend si disputerà il Gran Premio dell'Argentina, dove magari la Ducati, ok, è meno favorita, però secondo me può fare molto bene, soprattutto con questa ala aerodinamica, e la Yamaha potrebbe recuperare qualcosa sul telaio, meno sul motore. Invece la Honda ha sorpreso molto per quanto riguarda il motore, perché pare sta pareggiando quasi con il motore Ducati. E quindi ci vediamo domenica verso tarda sera per il commento del Gran Premio d'Argentina, sperando che la Ducati si ripeta ancora una volta con il Gran Premio del Qatar. Scusatemi le tempistiche, ma non potevo commentare il Gran Premio se non che aspettando questa sentenza dalla Corte della FIM, Federazione Internazionale Moto, chi non lo sapesse. E niente, allora ci vediamo domenica a tarda serata, intanto vi lascio vedere un po' del paesaggio di Torremolino.